Si inasprisce lo scontro politico a Favara tra l'opposizione consiliare di centrodestra o comunque una parte di questa e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Palumbo, esponente di spicco di Rifondazione Comunista. L'ultimo atto è stata la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Emanuele Schembri, con delega ai lavori pubblici, accusato di inadempienze, inadeguatezze e di diverse criticità registrate negli ambiti di sua competenza. Mozione sintetizzata in 7 capi di imputazione e presentata da 11 consiglieri comunali d'opposizione: Pitruzzella, Lentini, Indelicato, Virone, Montaperto, Maglio, San Fratello, Cipolla, Dalle Cardillo, Lombardo e Sorce, e votata in aula dagli stessi consiglieri con l'esclusione di Sorce assente. Erano 15 i consiglieri presenti in aula al momento della votazione, alcuni hanno preferito uscire prima, come dicevamo 10 i favorevoli alla mozione di sfiducia, 3 i contrari, Zambito, Cucchiare e Airo Farulla, e 2 gli astenuti, Nobile e la presidente Mignemi. Il sindaco ha preferito non controbattere in aula anche per una differente visione dello svolgimento dello stesso dibattito, chiedendo di passare a cose più serie. Espressione sicuramente non appropriata, che ha aumentato di più il solco tra lui e l'opposizione, con alcuni consiglieri che hanno dichiarato di non volere più partecipare ai lavori d'aula che vedranno all'ordine del giorno punti presentati da questa amministrazione comunale, o comunque fino a quando il sindaco Palumbo non avrà licenziato l'assessore Emanuele Schembri. Ma sentiamo le ragioni dall'una e dall'altra parte nelle interviste al consigliere Alessandro Pituzzella e al sindaco Antonio Palumbo. Ma noi abbiamo presentato questa mozione perché pensiamo che questo assessorato è un assessorato molto importante per questa città e dopo 20 mesi di amministrazione Palumbo, l'assessorato non ha prodotto a nostro avviso dei risultati importanti, sono stati uno smantellamento degli uffici e tecnici come l'ufficio sanatore, i responsabili sono stati spostati e sono stati portati all'ufficio TARI, dove a me mi risulta che ci sono più di 9.000 sanatorie da fare. Per quanto riguarda la metanizzazione, sono stati ovviamente, c'è una città devastata e i lavori non sono stati eseguiti in maniera corretta, tant'è che in Consiglio Comunale l'assessore Schembri parlava che il RUP era Albertavenne, il quale sostanzialmente non lavora più al Comune di Favara, si trova al Comune di Agrigento. L'ufficio tecnico ha avuto tutta una serie di dimissioni di dirigenti che non si era mai verificato, quindi siamo convinti che questo assessorato così importante deve essere il volano per la nostra città, deve essere gestito da altre persone che pensiamo più competenti. È chiaro che ovviamente questa mozione di sfiducia non è rivolta sì all'assessorato ai lavori pubblici, all'assessore ai lavori pubblici, ma è una mozione di sfiducia che vede anche, vuole mettere alla luce che molte cose non vanno. Ci sono anche molti assessorati silenti, molti assessorati che non, a nostro avviso non lavorano bene, come per esempio i servizi sociali che fine hanno fatto e altri assessorati. Vediamo una città abbandonata a se stessa, il sindaco che parla di cambiamento epocale, ma noi vediamo solamente un peggioramento epocale. Valore enorme, anche perché questa sera penso che sia definitivamente tramontata e sconfitta quell'opposizione muro contro muro che pensa solo a distruggere e a non creare. Su 24 consiglieri comunali, 21 di opposizione, solo in 10 alla fine hanno votato questa sfiducia, segno che gli altri non condividevano questa impostazione, questa aggressività e il giudizio negativo sul mio assessore, che oggettivamente, dati alla mano, possiamo dimostrare tranquillamente l'enorme lavoro che si è fatto anche tra mille difficoltà, e lo spiegheremo sicuramente con delle puntate specifiche, con delle relazioni, perché veramente siamo uno dei primi comuni in Sicilia per fondi PNRR e questo sicuramente non può essere C'è un un'improvvisazione. muro contro muro, hanno detto usciremo ogni volta dall'aula e non voteremo più le vostre Ma in proposte. realtà solo, diciamo, i falchi hanno detto questo, cioè quelli che tentano solo di distruggere. Io stasera ho apprezzato tanto l'intervento del primo firmatario, il consigliere Pietruzzella, che con i toni pacati ha sicuramente parlato delle sue ragioni.
noi potevamo tranquillamente replicare e smandire quelle che secondo noi non erano esattezze, ma vedete, chi vuole utilizzare il Consiglio Comunale solo per fare caciara, solo per distogliere l'attenzione dei cittadini sulle cose fatte, trova poco terreno fertile. Perché... Sindaco, ci sono altri 3 anni ancora. Sì, ma guarda, potevamo tranquillamente rispondere, ma se tu fai un'interrogazione, una mozione, devi spiegare le tue ragioni, non puoi pretendere, sicuramente non si è visto da nessuna parte, di rispondere dopo il sindaco, e quindi abbiamo preferito evitare questa inutile polemica, e non abbiamo risposto per questo. Che cosa succederà domani? Non c'è un muro contro muro, io ho già sempre dato massima disponibilità a tutti i consiglieri comunali nella collaborazione, nel rispetto dei progetti politici e della differenza che noi abbiamo di impostazione politica, ho sempre aperto le porte a tutti, e il fatto, ripeto, che su 21 di opposizione solo 10 alla fine hanno deciso di votare contro, addirittura uno in meno dei firmatari, la dice lunga sul fatto che gli altri hanno capito benissimo la nostra apertura.